Siamo dietro le quinte dello spettacolo organizzato dall'associazione. Di salve. Salve. Salve, buonasera. Buonasera. Voi di dove siete? Di Acri. Di Acri, e come ti chiami? Giulia. Giulia, non devo... Ma voi recitate? Siete una suora vera. No, recita. E qual è la vostra parte? Sor Maria Teresa. Alla faccia, che fortuna, è un bel, una delle protagoniste, no? Siete contenta di recitare? Mi sento un po' emozionata. E allora in bocca al lupo. Crepi. Scusate l'invasione. Cos'è? La RAI? Cos'è? Sì. Canale 5. Non è la RAI, non è la RAI, magari. Ciao. Ciao. Salve, vi posso intervistare? A lui. A chi? Ciao. Che cosa fate voi come ruolo? Io faccio l'alunno. L'alunno, e tu? Io farò la ciocca. La stracciocca. La stracciocca. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cosa hai combinato? Però i protagonisti sono tutti quanti loro, certo. Non siamo quelli che sì. Vai, non parlo su. Che belle, cosa sono? E sono lavori che sono stati realizzati dai pazienti. Senti, ma tu sei Francesco Maria Greco. Ma non era un po' più magro, ti dovevi mettere a dieta. è vero. Allora lo dobbiamo trasportare con un carro, se no non c'è. Lui viveva nell'Ottocento, dove la povertà regnava. Adesso siamo nell'epoca moderna, dove si butta tutto e si mangia, si fa la pazza e si pensa solamente a mangiare. Senti. E io ho fatto sta bella panza. E lei è cresciuta con crianza! Senti! Senti, qual è la cosa che ti è piaciuta di più di questo personaggio? Ma a dire la verità! All'inizio ero scettico per fare questo personaggio, perché non mi sento all'altezza di rappresentare un personaggio così grande per il popolo acrese. Poi ho dovuto accettare anche a malincuore, però... Perché a malincuore? No. Sono contento adesso di interpretare un grande personaggio come Francesco Maria Greco. Che ha fatto di bello? E lui è stato uno degli artefici della Caritas di Acre. Ha fondato il convento delle piccole operaie del Sacro Cuore. Quale dentro c'è stato anche l'ospedale, una volta si operava anche c'è stato l'ospedale, lui ha raccolto bambini per strada, poveri, ha lavorato nella povertà, un prete veramente modello e con la P maiuscola, si può dire che veramente è stato un prete che per Acre ha dato molto. Grazie, va benissimo. Ti posso fare chiedere una battuta a te? Che ruolo fai? Una battuta? Io faccio il barbone nella vita e nella scena. A me piace la povertà, per questo ho scelto questo ruolo. Bene, come ti piace la povertà? Fatto Maria la povertà. Io sono un miracolato. Da quando sono nato un miracolato. E per questo ho scelto questa parte, perché mi miracolo. Francesco Maria Greco mi fa il miracolo. Come ogni anno abbiamo preparato un evento, diciamo, conclusivo del percorso annuale all'interno del centro diurno, che vede protagonista il laboratorio teatrale, la teatroterapia. Che quest'anno ha avuto l'onore e il piacere di mettere in scena una rappresentazione teatrale sulla vita di Francesco Maria Greco, quindi il nostro Beato. È un'opera in un solo atto, e la cosa importante che mi preme sottolineare, lo faccio al posto della mia collega che coordina l'attività di teatro, è che l'attività teatrale all'interno del centro diurno non ha alcun tipo di finalità artistica, non vuole formare attori, vuole semplicemente utilizzare il teatro, il linguaggio teatrale, quello corporeo,
come mezzo per esprimere il nostro mondo interiore, quindi le nostre emozioni. È contenta di fare questa manifestazione teatrale? Sì, sono contenta perché c'è il ballo e mi piace. Balliamo tutti insieme e ci divertiamo. No, io faccio il chierichetto Saverio. Il chierichetto Saverio, bene. È un input che si dà a questi ragazzi e quindi è una gioia, soprattutto anche per i genitori, vedere i propri figli sul palco. Non solo sul palco, ma anche con le scenografie che so che hanno organizzato loro. E quindi è qualcosa veramente...